Buongiorno a tutti, sono contenta di rivedervi. L'ultima volta che ci siamo visti è stato il 25 ottobre, alla fine del vostro corso. E questo è il primo incontro che organizziamo dopo la cerimonia. Avevate tutti manifestato il desiderio di continuare la vostra formazione anche dopo la fine del corso, ed è per questo che abbiamo organizzato questo incontro e ne organizzeremo altri. Ovviamente questo incontro non poteva che parlare di questa emergenza sanitaria globale e tutti noi abbiamo letto una gran quantità di articoli sulle terapie utilizzate per cercare di curare, le forme particolarmente gravi di Covid e anche magari di prevenire. C'è di tutto e di più, il potenziamento tecnologico è formidabile della comunicazione. Ci permette di avere una quantità di articoli e di post sui social, ma sapete che le informazioni sono più o meno esatte, più o meno accurate e alcune volte con finalità non trasparenti. Per questo pensiamo che il vostro network di pazienti esperti e opati, sia dei pazienti italiani e dei pazienti europei che si sono diplomati prima di voi, può assolutamente contribuire ad aumentare la conoscenza della popolazione sulla ricerca e sviluppo dei farmaci. Lo scopo è che le persone abbiano degli strumenti in più per capire la qualità degli articoli e le finalità della loro pubblicazione. Allora, sempre in questa ottica abbiamo voluto organizzare questo incontro per capire come si fa la ricerca clinica in una fase di emergenza sanitaria e come si svolge, la farmacovigilanza. Prima, tuttavia, voglio darvi le ultime notizie su Accademia del Paziente Esperto EUPATI e per questo sono felice di passare la parola a Silvano Berioli. Silvano non era sempre presente con noi negli incontri, lo avete visto poco, lo avete visto prima del corso, ma Silvano è il mentore del progetto EUPATI per l'Italia e oggi è sempre membro del consiglio direttivo di Accademia. Silvano, ti passo la parola. Grazie, grazie Dominique. Io ovviamente anch'io sono emozionato, è un bellissimo evento quello di oggi e vi ringrazio per essere qui così numerosi in questo nostro primo evento formativo del 2020. In qualità di mentore sono veramente orgoglioso di vedere quanta strada ha fatto EUPATI in questi anni, arrivando anche a completare con grande successo la prima edizione del corso del paziente esperto EUPATI in lingua italiana. Ricordo infatti ancora con emozione lo scorso 25 ottobre presso l'Agenzia del Farmaco, quando anche in presenza del direttore generale siete stati diplomati come i primi 41 pazienti esperti EUPATI formati in Italia, che si aggiungono ovviamente ai pazienti esperti EUPATI formati in Europa, e cioè Paola Kruger, Sabrina Grigolo, Stefano Mazzariol, che già collaborano con noi attivamente e che saluto con affetto. In conformità alle norme vigenti per gli enti del terzo settore, il Comitato Accademia dei Pazienti ha cambiato denominazione, lo state vedendo, in Accademia del Paziente Esperto EUPATI. Ha cambiato però anche forma giuridica, passando da Comitato Onlus ad Associazione di Promozione Sociale, quindi le famose APS. Ma lo scopo sociale è rimasto invariato, quindi con la priorità di svolgere le attività di formazione EUPATI per pazienti e caregiver. Il nuovo consiglio direttivo dell'Accademia del Paziente Esperto è composto da me, da Dominique, Stefano Mazzariol, Nicola Merlin e Filippo Buccella. Quest'ultimo, con la carica dovuta e con grande affetto di presidente onorario per aver non solo fondato Accademia dei Pazienti Onlus e per aver anche guidato l'implementazione del progetto in Italia assieme a me. Per quanto riguarda la raccolta di fondi,
vista la necessità che le aziende farmaceutiche hanno di poter stipulare dei contratti di sponsorizzazione, solo perché ovviamente possono detrarre queste spese dalla tassazione, è stata costituita la società ADP Servizi SRLS, l'acronimo sta per Società Responsabilità Limitata e Semplificata. E Moreno Busolin, che vedete qui, ricopriva il ruolo di tesoriere nel direttivo del Comitato Onlus, si è dimesso e ha accettato di diventare amministratore unico di ADP Servizi. ADP Servizi, come quindi potete immaginare, su incarico di Accademia del Paziente Esperto, Eupati si occuperà dell'organizzazione, della gestione amministrativa, della logistica di tutti i corsi di formazione Eupati. Altra cosa importante, pensando agli obiettivi che Accademia dei Pazienti vogliamo realizzare in quest'anno e anche i prossimi anni, abbiamo pensato di offrire a tutti voi la possibilità di diventare soci e quindi dovreste infatti aver già ricevuto il modulo per la domanda di ammissione unitamente allo statuto e al regolamento che come soci dovete ovviamente condividere. Saremo pertanto felici di accogliere le vostre domande e di avervi come parte integrante del team di Accademia dei Pazienti Esperti Eupati. Questo era quello che io vi volevo dire. Quindi nel ringraziarvi per essere oggi tutti qui insieme, io direi che senza indugiare oltre ho il grande piacere di introdurre il nostro primo relatore, che voi ben conoscete, il professor Alessandro Mugelli, professore ordinario di farmacologia presso l'Università di Firenze e presidente del Comitato Etico Pediatrico della Regione Toscana. Prego, professore, adesso facciamo lo screen sharing e soprattutto grazie per essere con noi anche in questa occasione. Adesso aspettiamo un po' di latenza per riuscire a fare lo screen share da parte del professore. Io ho stoppato il mio share, quindi adesso dovrebbe essere possibile. Professore, non la sentiamo. Silvia. Silvia, verifica che non sia mutato il professore. Un attimo perché lo cerco. Tranquillo. Sì, hai il microfono spento, lo vedo dal... Eccolo qua. Me l'ha spento Silvia. Eccoci, beh, professore, la sentiamo. Bene, no, perché me l'aveva spento Silvia, io non potevo riaprire. Ora cerchiamo di vedere la mia... Vedete la mia presentazione? Ancora no, siamo fiduciosi però. Io la vedo sotto, voi la vedete? No. Dovete togliere... Le immagini, come abbiamo detto prima, Silvia, io vedo scritto, io vedo lei Silvia in questo momento. Ecco, ma se lei fa share screen... Ora lo posso fare. Sotto, in basso, dove c'è share screen, quel tasto verde. Ok, perfetto. Benissimo. Ora dovete, vedete le mie... Sì, prima di assolutamente sì. Perfetto. Allora vi ringrazio, ringrazio molto Dominique per l'invito. Io ho partecipato un po' di tempo fa a un vostro corso e insieme a Dominique, quando ero presidente della Società Italiana di Farmacologia, abbiamo firmato un accordo quadro che mi auguro possa continuare a valere anche con il cambiamento. Io oggi parlerò di sperimentazione clinica nella fase di emergenza, che cosa si può fare e cosa non si può fare. È chiaro, non riesco ad andare avanti. È chiaro che è un tema molto, molto complicato, se volete anche un tema che potrebbe richiedere veramente tanto tempo. Io mi sono avvalso per alcune questioni di questo documento, un documento corposo fatto dal NAFIL Council on Bioethics, che proprio parla della ricerca durante le emergenze sanitarie, affrontandolo dal punto di vista degli aspetti etici. E come si vede in questa diapositiva, che spero
riusciate già a vedere, come si può condurre in maniera etica la ricerca e come ci siano eventualmente valutare se ci siano circostanze in cui le richieste standard etiche per la valutazione e la conduzione della ricerca possano differire nelle emergenze rispetto alla situazione normale. Se questo è, come e quando? E giustificare il perché. Allora, diciamo che questo qui forse è la diapositiva più importante, perché come tutti stiamo vedendo, questa emergenza sanitaria, ma in generale le emergenze sanitarie globali, pongono sfide importanti sia per il disegno che per la revisione etica degli studi clinici. Sicuramente non è etico chiedere di prendere parte a una ricerca clinica che difficilmente possa dare risultati significativi. Quindi anche questo, vi rendete conto che valutare se possa dare risultati significativi vuol dire capire bene lo studio, capire se questo studio ha la possibilità di dare dei risultati e in più di dare dei risultati significativi, che qui diciamo che aiuti in qualche misura a ridurre la sofferenza dei soggetti che partecipano alla ricerca. Quindi importanza del rigore scientifico, la validità dello studio. Nell'emergenza succede qualche cosa d'altro che dobbiamo valutare con molta attenzione. Valutare la fattibilità dello studio. Quindi le domande che ci dobbiamo porre in qualche misura, io parlo oggi come presidente di un comitato etico e ho speso una buona parte della mia vita anche in altri comitati etici, e il comitato etico che cosa si deve chiedere? È questo lo studio giusto per questo contesto e per questa popolazione? È il disegno giusto per questo contesto e questa popolazione per riuscire a dare quelle risposte che naturalmente devono essere importanti per il soggetto. Allora, sempre riferendomi a questo documento della Nuffield, possiamo vedere alcuni punti fondamentali. Quindi, la revisione etica indipendente è una importante salvaguardia per chi partecipa alla ricerca. Lo standard della revisione, la qualità della revisione, non deve essere compromesso dal contesto dell'emergenza. Quindi questa è una sfida, perché occorre riorganizzare anche il sistema di lavoro del comitato etico. E tutti coloro, dal paziente a chi finanzia lo studio, ai governi, alle agenzie regolatorie che dovranno prendere delle decisioni, ai clinici, tutti devono essere sicuri che la valutazione è stata fatta in maniera adeguata, che sia una valutazione in cui crede. Naturalmente il processo della valutazione deve essere adattato al contesto. È chiaro che in emergenza ci possono essere delle richieste urgenti e quindi il processo deve essere adattato per valutare rapidamente. Vedremo tra un momento quello che è stato fatto nel nostro paese. Ovviamente dobbiamo avere molto chiaro che la revisione etica indipendente da parte dei comitati etici è solo una parte dell'ecosistema etico. Ovviamente questo non esime i ricercatori dall'avere un atteggiamento, da avere comportamenti etici. Brevemente, cose che voi sapete a questo punto probabilmente molto meglio di me. In Italia ci sono 89-90 comitati etici attualmente, organizzati in maniera varia. La legge dell'11 gennaio 2018, la numero 3, detta anche legge Lorenzin, ha ipotizzato che questi comitati debbano riorganizzarsi e dovremmo arrivare a un numero di comitati sul territorio nazionale costituito massimo da 40 comitati etici. Nella regione in cui vivo, in Toscana, già
al momento della riorganizzazione abbiamo optato per un comitato unico regionale. Un comitato unico regionale di funzioni, delle università, Firenze, Pisa, Siena, e grazie a un lavoro di alcuni di noi, un lavoro che io insomma, ho molto apprezzato e stimolato, per la prima volta in Italia è stato costituito un comitato pediatrico a valenza regionale, cioè un comitato che valuta tutte le ricerche cliniche in ambito pediatrico e che ho avuto fin da subito l'onore di presiedere per una scelta mia, perché ritenevo che fosse molto importante sviluppare questa parte della ricerca in ambito pediatrico. Sapete che con quel decreto che è stato chiamato decreto Cura Italia, del 13 marzo del 2020, sono state prese delle decisioni che sono riportate in questo articolo 17. In particolare è stato deciso che tutti gli studi dei medicinali per uso umano e dei dispositivi medici per i pazienti affetti da Covid-19, il parere sarebbe stato espresso, il parere nazionale, dall'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e anche dalla valutazione della Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA. Naturalmente questo è stato fatto con l'obiettivo di ridurre, di impedire meglio il fatto che ci fossero sperimentazioni duplicate e quindi avere un coordinamento da parte di AIFA non solo delle sperimentazioni di intervento, ma anche per gli studi, per poter accedere a tutti gli studi anche per gli usi compassionevoli e anche per gli studi osservazionali. L'AIFA ha anche comunicato a tutti i comitati etici come dovevano essere gestiti gli studi clinici in corso di questa emergenza. Ora il documento naturalmente lo potete trovare, non lo sto a illustrare, vi faccio vedere unicamente alcune delle possibili deroghe a un aspetto che tutti voi conoscete essere di grandissima rilevanza, che è quello dell'ottenimento del consenso informato. Lo leggo insieme a voi. Stante la situazione di emergenza attuale, l'inclusione e il lavoramento di nuovi soggetti negli studi clinici dovrebbero essere evitati il più possibile, tranne per quei casi in cui la partecipazione allo studio sia di fondamentale necessità, come quando manca un'alternativa terapeutica per quella patologia, e, come naturalmente ovvio, perché per questo è stato fatto, nel caso di arruolamento in studi in cui siano testati farmaci per il Covid-19. Nei casi in cui sia necessario ottenere un consenso informato, quindi attivazione di nuovi studi, emendamento del consenso informato per studi già avviati o per l'attuazione di misure di emergenza in cui il paziente, di cui al presente comunicato, oppure semplicemente per evitare scambi di materiale cartaceo considerato possibile fonte di contagio, ove non possibile con le modalità consuete, devono essere prese in considerazione procedure alternative per ottenere il consenso. L'attuazione di tale procedure alternative, contatti telefonici, mail di conferma, eccetera, eccetera, non esenta dall'ottenimento del consenso scritto non appena la situazione lo permetta, alla prima occasione in cui il soggetto si presenta. Ma naturalmente, e questa è una diapositiva che conoscete super bene, le fasi della ricerca sono e rimangono le stesse. Ovviamente si possono fare, e voi anche questo conoscete bene perché nei vostri percorsi formativi avete seguito lezioni in questo senso, disegni diversi, ad esempio disegni di tipo adattativo che consentono di avere risposte più rapide rispetto agli studi classici. Ecco, che cosa ha fatto il Comitato Etico
nazionale posto allo Spallanzani in questo periodo. Questo qui è stato da me verificato due giorni fa, questi sono gli studi in corso in Italia e vedete che sono un certo numero di studi che non elenco perché sarebbe evidentemente troppo lungo. Ci sono delle sperimentazioni cliniche che sono state valutate, questo è il record disponibile, purtroppo il record è disponibile al 13 di aprile, e che fa vedere che degli 80 studi valutati sono stati dati un parere favorevole a solo a 16, quindi il 20%. Molti non favorevoli, alcuni sospensivi, alcuni in valutazione e quant'altro. L'AIFA ha anche attivato, e questa è aggiornata ieri, programmi di uso compassionevole. Dico ieri perché è di ieri l'approvazione di questo farmaco, che è un farmaco che si usa nel sindrome da distress respiratorio. Ecco, vorrei con voi discutere un momentino questa, che è un'opinione, ma che secondo me è molto importante. Quando è uscito questo articolo, che è stato pubblicato il 24 marzo del 2020, la prima cosa che ho fatto è mandarlo a tutti i membri del comitato etico che io presiedo. Perché? Perché si parla in giusto appunto dell'uso dei farmaci off-label, dell'uso compassionevole, dei trial randomizzati durante una pandemia. Ovviamente noi non siamo autorizzati come comitato etico a valutare gli studi clinici randomizzati, ma naturalmente dobbiamo dare il parere per l'uso off-label o per l'uso compassionevole. In questo articolo di Jess Goodman della Georgetown University si fa riferimento all'epidemia con l'Ebola e naturalmente sinteticamente possiamo dire che nonostante fossero stati utilizzati farmaci che sono molto simili a quelli che vengono e strategie molto simili a quelle che vengono testate oggi, non è stata scoperta nessuna terapia. È stato necessario fare uno studio successivo perché? Perché una delle ragioni era che nessuno degli studi era studi che avevano gruppi di controllo, erano tutti con un singolo gruppo che non avevano mai portato a conclusione definitive in relazione all'efficacia, alla sicurezza dei trattamenti. E Jess Goodman dice la tragedia di non aver scoperto le terapie durante l'epidemia di Ebola non deve essere ripetuta attualmente. Perché? Lui fa un'affermazione che credo debba essere condivisa con tutti voi. Dice, un'interpretazione comune dell'uso off-label, fuori indicazione, o dell'uso compassionevole, secondo la normativa che conoscete bene, dei farmaci, è l'interpretazione è che se i pazienti muoiono, muoiono per colpa della malattia. Ma se i pazienti sopravvivono perché gli è stato dato quel farmaco. E questo non è vero. E noi abbiamo avuto l'esempio di un'analisi di uno studio pubblicato su una rivista importantissima come il New England, in cui si valutava l'uso compassionevole del remdesivir, poi ne parleremo tra un secondo, nei pazienti con grave patologia Covid-19. Non entro nei dettagli dello studio, ma vi faccio vedere solamente come questo studio sia stato accolto dalla comunità scientifica. I dati di questo lavoro sono praticamente non interpretabili. Qualcuno ha dato 11 ragioni per cui questo lavoro su New England non dà nessuna informazione. Qui sono elencate le prime 10, la mancanza di un gruppo di controllo, cherry picking patient, cosa vuol dire? Scegliere i pazienti come si scelgono le ciliegie quando ci troviamo sotto un albero, sotto un bel ciliegio a mangiarlo o con un cesto di ciliegie. E così via, la mancanza di endpoint primari,
l'inclusione di molti pazienti che non erano molto gravi, la mancanza di informazioni circa i soggetti, come sono stati scelti, ovviamente il fatto che i rischi di vendolo, stesso giorno arriva la notizia pubblicata sul New York Times, questa qui, come vedete, ricavata alle 8 del pomeriggio del 29, che l'FDA annuncia che dovrebbe annunciare l'autorizzazione a utilizzare il Remdesivir. Contemporaneamente, su Lancet, vedete pubblicato nello stesso giorno, viene fuori lo studio, e lo studio ha una serie di limitazioni. Le principali ve le faccio vedere qua. Ancora una volta si dice che lo studio, come viene fatto lo studio, questo qui è uno studio importante, perché è uno studio, come avete visto un secondo fa, doppio cieco, controllato verso placebo, randomizzato, multicentrico, che però è sotto, non ha il potere statistico, perché dei 453 pazienti che si intendevano arruolare, ne sono stati arruolati solo 237, e lo studio è stato bloccato perché? Perché non c'erano più pazienti che avevano i criteri di eleggibilità nella AVOIN, e quindi lo studio è stato chiuso prima. E quindi l'assenza di una significatività statistica in uno studio sottodimensionato significa che il dato è inconclusivo. Anche questo è un commento pubblicato su Lancet da un realista significativo. Però succede che 12 ore fa, o qualche cosa di più, qualche cosa di meno, ieri comunque, la FDA scrive a Gilead che il farmaco viene, che il Remdesivir è autorizzato per il trattamento sotto certe condizioni, che sono qui riportate. Siccome la SARS-CoV-2 causa una malattia che può portare a morte, che valutando rapidamente, e questo è un altro modo per accelerare, diciamo, durante la pandemia le decisioni, valutando complessivamente tutto questo, dà l'autorizzazione secondo certe determinate condizioni. Faccio brevemente un altro esempio, se ho il tempo. Silvano casomai mi interrompe se sto andando troppo oltre, e che è quello della idrossiclorochina. Questo è un articolo preso da un giornale, The Guardian, in cui tutti voi avete probabilmente seguito l'intervento del presidente Donald Trump quando ha parlato di questa sorta di cura miracolosa, e ha detto: che cosa avete da perdere? Prendetelo. Lo dobbiamo fare perché questo qui è un farmaco che conosciamo, è già approvato come antimalarico, è a disposizione. Non stiamo parlando di un farmaco sperimentale, stiamo parlando di qualche cosa che è già approvato. Naturalmente non era così grave come l'altra affermazione che ha fatto più di recente, che ha portato a un aumento dei casi di intossicazione acuti da infettanti di questo genere. Ma anche in questo caso la sua affermazione era basata su un lavoro scientifico fatto da questo professor Didier Raoult, che era uno studio in aperto, non randomizzato, altamente criticato, tanto che il lavoro, la stessa rivista poi ha detto che il lavoro non aveva gli standard che ci si aspettava da parte della società, che è la società che pubblica questo giornale. E perché? Perché dei 27 soggetti che erano stati considerati, 6 erano stati
tolti dall'analisi e quindi questo aveva reso lo studio praticamente inaffidabile. E l'altro punto è che non si può dire che il farmaco, essendo già registrato per un'altra azione, è sicuro, perché stiamo parlando di popolazioni diverse e popolazioni diverse hanno rischi diversi, con molte multipatologie e quant'altro, mentre invece il farmaco antimalarico è autorizzato per persone che vogliono trattare la malaria, ma che sono persone che vanno magari in un paese dove c'è la nofe. Tanto che, questo è un qualche cosa che io ho scritto per questo sito che si chiama Covid e Cuore, ho dovuto, come dire, in qualche misura cercare di rielaborare ai fini dei cardiologi, questo è dedicato molto ai cardiologi, le decisioni di AIFA, EMA e FDA che sembravano un po' sconcertanti, no? Vi ricordate che a un certo punto è stato consentito la prescrizione di clorochina e idrossiclorochina ai medici di famiglia e naturalmente abbiamo sollevato anche con Annalisa Capuano il tema dei rischi in questi pazienti, particolarmente i rischi cardiaci, il fatto che prolungano l'intervallo QT e possono dare torsione di punta e poi fibrillazione ventricolare. Ma naturalmente, rimettendo tutto in ordine, non c'è una discrepanza tra le decisioni delle tre agenzie regolatorie, perché la raccomandazione è di utilizzarle negli studi clinici o in programmi di emergenza. E tutte e tre le agenzie regolatorie lo avevano favorito il loro utilizzo nell'ambito degli studi controllati, ma ne consentivano l'uso off-label in considerazione che venivano autorizzati proprio in questi programmi di emergenza nazionale. Programmi che vedono, diciamo, molti studi in corso. Questo qui è una piccola indagine che ho fatto su clinicaltrial.gov, in cui vedete che ci sono 1088 studi per Covid-19. 496 di questi stanno reclutando, 458 non stanno ancora reclutando. Di questi studi, 34 sono con la clorochina e l'idrossiclorochina e 19 con remdesivir. Quindi ci sono tantissimi studi con trattamenti diversi da questi. E quindi un grosso impegno per i comitati etici. E questo è quello che scrivevano dei cinesi sul British Medical Journal di alcuni giorni fa, questo è del 3 aprile, sull'importanza dei comitati etici, dicendo che i comitati etici hanno un ruolo vitale nella revisione, negli studi durante questa pandemia. Soprattutto per gli studi di intervento che possono causare danni fisici ai pazienti. I comitati etici non devono solamente migliorare la loro efficienza di valutazione, ma anche essere sicuri che lo standard di valutazione etica non sia diminuito. Abbiamo scritto anche noi una lettera a BMJ, sempre su questo tema, come comitato etico pediatrico, dicendo che ovviamente avevamo cercato di accelerare le procedure per quei tipi di studi che dovevamo e che potevamo analizzare. E quindi abbiamo fatto delle conferenze, sessioni di vario tipo, anche ieri lavoravamo su una richiesta urgente. Però abbiamo anche stressato l'importanza non solo di valutare la possibilità di arruolare i pazienti in quel contesto lì. Vi ricordate lo studio che vi ho fatto vedere prima che è stato interrotto per mancanza di pazienti, ma anche valutare il contesto economico, organizzativo e culturale per la fattibilità dello studio, del protocollo e mettere questi punti nella valutazione nel processo di valutazione del comitato. E quindi i miei messaggi da portare a casa, come si dice, è che la revisione etica indipendente è salvaguardia per i partecipanti alla ricerca, che lo standard della revisione non deve essere compromesso
dal particolare contesto dell'emergenza. Dobbiamo sapere che una valutazione corretta, adeguata è garanzia per tutti, per i pazienti, ma anche per i decisori, anche per chi finanzia gli studi, che il processo della valutazione deve essere adattato al contesto in termini di rapidità della valutazione e che ovviamente la revisione etica non esime i ricercatori da avere comportamenti. Quindi la mia conclusione, e ringrazio ancora una volta Dominique e tutti voi per essermi stati ad ascoltare, che è molto difficile, come penso di avervi dimostrato, muoversi in un mare magnum delle informazioni, e io non ho considerato le informazioni che compaiono sui social. Il punto è che oggi alla scienza e alla ricerca clinica vengono chieste soluzioni rapide per un problema che non conosciamo, o almeno stiamo imparando a conoscere. Ovviamente, come ricercatori di base, sappiamo che è la ricerca di base quella che descrive il problema, che lo fa, che lo analizza in tutti i suoi aspetti. Ed è solo su questa ricerca che la ricerca clinica potrà intervenire testando e trovando soluzioni che siano adeguate al problema. Ovviamente la ricerca ha i suoi tempi e non ci sono scorciatoie, tranne quelle che ho prima detto. E mi piace concludere con questa frase di Holden Tarp, che è l'editor in chief di Science, che dice che oggi gli scienziati devono fare entrambe le cose nello stesso tempo per dare queste risposte rapide. Cosa molto pericolosa, perché se non siamo in grado come scienziati di dare queste risposte, la fiducia nella scienza potrebbe ritornare a livelli molto bassi. E lui dice, non è come riparare un aeroplano mentre sta volando. È peggio. È come riparare un aeroplano che sta volando mentre ancora non abbiamo a disposizione i progetti su cui l'aeroplano è stato costruito. Grazie di essermi stati ad ascoltare. Grazie, professore. Direi che questa sua presentazione ci trova tutti assolutamente concordi e allineati su queste posizioni. Abbiamo ricevuto tante domande durante, no, in previsione sia di questo incontro, e ne abbiamo selezionate alcune perché ovviamente non abbiamo tempo di rispondere a tutte, per cui ne abbiamo selezionate alcune. Io adesso gliele pongo, professore, e la prego magari di essere, se possibilmente, breve nella risposta, perché ovviamente abbiamo già consumato una parte del tempo che avevamo lasciato per le domande, ma questo non è un problema, ci fa piacere assolutamente. Allora, la prima domanda è: ci farebbe piacere avere qualche delucidazione sulla possibilità di velocizzare i programmi di ricerca. Bisognerebbe concentrarsi sul percorso burocratico o sull'accelerare l'esecuzione dei trial clinici? È in realtà possibile comprimere i tempi tecnici previsti dai trial? Allora, come ho detto, evidentemente si può accelerare dando risposte molto rapide, no? Il comitato dello Spallanzani e la CTS dell'AIFA sono praticamente al lavoro 24 ore su 24. Sono sempre collegati in rete, quindi questo aiuta. Ci sono dei disegni di studio, tipo gli studi adattativi, che naturalmente consentono di avere risposte più rapide. Se poi parliamo di farmaci che sono già in utilizzo, evidentemente possiamo saltare alcune fasi, tipo la fase 1 e concentrare. Però evidentemente sempre rimanendo in studi e disegni che siano di valore. Purtroppo non sempre succede, come abbiamo visto. Certo, certo. Bene, un'altra domanda era relativa alla raccolta dei dati. Cioè, i ragazzi chiedevano: le schede di raccolta sugli studi Covid-19 sono elettroniche? Mi auguro di sì, voglio dire, non so per tutti, ma direi di sì. Credo che ormai tutte le CRF siano elettroniche, insomma, sarebbe assurdo avere ancora delle CRF cartacee. Sì, però immagino. Per tutti gli studi, ma direi di sì. Perfetto.
Un'altra domanda: ci sono differenze di genere nella patologia Covid-19 e nel caso su quali meccanismi si fondano? Beh, questa è una domanda che riporta a quello che dicevo prima, cioè noi non conosciamo bene la patologia, la stiamo imparando a conoscere. Tutte le ipotesi eziopatogenetiche che vengono discusse in continuazione in maniera più o meno chiara, in maniera più o meno documentata dai vari esperti sono un esempio di questa nostra difficoltà. È vero che soprattutto dai dati italiani pubblicati da Graziano Onder su JAMA un po' di tempo fa, un mese fa, ora non mi ricordo esattamente, la mortalità nelle donne era il 30%, quindi vuol dire è una grossa differenza rispetto agli uomini. Anche un'analisi fatta ora in UK dimostra che questa mortalità è più alta nelle donne, a tutte le età. E quindi è molto difficile avere una base, perché uno poteva pensare a protezioni ormonali e quant'altro. Insomma, è stato associato con l'abitudine al fumo in Cina, ma al momento direi che non lo sappiamo e credo che ci sia, cioè credo, sono sicuro che c'è una lente particolare di attenzione in questo momento per capire le differenze uomo-donna, se sono reali o se sono invece determinate da fattori demografici. Penso di essere stato abbastanza breve. Mi scuso se ho provato troppo tempo. Però. No, ci mancherebbe, professore, perfetto. Bene, allora, per cercare di rimanere in linea con i tempi, io darei la parola alla nostra seconda relatrice. È con grandissimo piacere che diamo il benvenuto alla professoressa Annalisa Capuano, che come sapete è professore associato di farmacologia all'Università degli Studi della Campania Vanvitelli. Professoressa, anzi, se mi permette Annalisa, ti... Certo, mi sentite innanzitutto Silvano? Eccoti, ti sentiamo perfettamente. Adesso e Silvia mi dà la possibilità di condividere lo schermo. Sì, sono un Alessandro deve fare lo stop share. Professore, deve fare lo stop share, altrimenti non possiamo subentrare. Ok, innanzitutto grazie molte per l'invito. Come dicevo, per me è sempre un piacere condividere questa esperienza con Accademia Opati. Fin dall'inizio lo è stato e veramente sono onorata oggi di essere qui. E condivido. Share. Riuscite a vederla? Sì, sì. Perfetto. Ecco, l'argomento che mi è stato affidato è quello relativo alla valutazione della sicurezza dei farmaci impiegati in questo contesto di emergenza sanitaria. Mi piace ribadire che attualmente non esiste alcun farmaco specifico per prevenire o per curare la malattia. Io penso mentre passo la volatilità. Nel frattempo... Silvia? Sì? Ok, era Annalisa, eri stata mutata. Sì, quindi adesso mi sentite? Sì. Adesso ti risentiamo. Quindi, ribadisco che attualmente non esiste alcun farmaco specifico per prevenire o curare la malattia indotta dal nuovo coronavirus. Quindi quello che ha cercato di fare la comunità scientifica in maniera abbastanza rapida è di andare a riposizionare molecole già utilizzate in terapia per altre condizioni patologiche e per le quali esistessero delle evidenze che potessero in qualche maniera trattare la malattia indotta dal nuovo coronavirus. Come diceva il professore Mugelli, il compito di valutare protocolli di ricerca per farmaci impiegabili nel trattamento di tale condizione patologica è stato centralizzato presso la Commissione Tecnico-Scientifica dell'AIFA, che insieme al Comitato Etico dello Spallanzani valutano tutti i protocolli, sia sperimentali che osservazionali, relativi appunto a farmaci impiegati in Covid-19. I farmaci che attualmente utilizziamo per il trattamento di questa condizione o sono farmaci in sperimentazione, come abbiamo visto,
o sono farmaci utilizzati in maniera off-label o per utilizzo compassionevole. E in maniera abbastanza generale possiamo dire che appartengono a queste classi terapeutiche. Ci avvaliamo di farmaci antivirali utilizzati in altre infezioni virali, considerate per esempio l'associazione ritonavir-lopinavir, che è impiegata per il trattamento del virus HIV. Abbiamo poi a disposizione farmaci immunomodulatori e antinfiammatori che in qualche maniera cercano di contrastare questo stato iperinfiammatorio su cui ci soffermeremo in un secondo momento. Abbiamo poi a disposizione in via sperimentale terapie con immunoglobuline e poi ci si auspica che quanto prima i vaccini in sperimentazione possano essere commercializzati con dati di efficacia e sicurezza tali da poter essere poi essere utilizzati per la prevenzione di tale condizione patologica. È vero che man mano che andiamo avanti conosciamo sempre di più quelli che sono i meccanismi fisiopatologici che sottendono l'insorgenza di questa talora grave condizione patologica. Ed oggi i clinici suddividono la patologia in tre stadi. Un primo stadio definito anche di infezione precoce, quello stadio in cui il virus incomincia a replicarsi nel nostro organismo, è uno stadio in cui il paziente può essere talora asintomatico o mostrare lievi sintomi, un rialzo della la temperatura corporea, accompagnato talora da astenia generale, malessere, dolori osteoarticolari e sicuramente quello che si va delineando sempre più e che viene, tra virgolette, considerato, se per così possiamo dire, uno standard of care, si suggerisce in questa fase l'utilizzo di farmaci antivirali perché è stato in qualche maniera evidenziato che più precoce è la introduzione in terapia di farmaci antivirali, migliori saranno poi gli esiti clinici a distanza. Quindi vi dicevo antivirali o idrossiclorochina, e dico o idrossiclorochina perché, come vedremo, l'associazione soprattutto di ritonavir-lopinavir con idrossiclorochina è oggi sconsigliata dalla nostra Agenzia Italiana del Farmaco per mezzo di fenomeni di interazione che potrebbero portare a un potenziale aumento di reazioni avverse. Ed ancora possiamo avvalerci di farmaci antinfiammatori come il paracetamolo per contenere il rialzo termico, ma anche per agire su quei segni e sintomi caratteristici di una infezione virale. Si passa poi allorquando le nostre difese immunitarie non riescono a contenere la replicazione virale, si passa a quel secondo stadio, definito anche fase polmonare, in cui il virus, penetrato a livello delle cellule polmonari, crea questo stato di iperinfiammazione a livello dei polmoni. Possiamo anche parlare di quel cosiddetto fuoco amico che in qualche maniera cerca di contrastare la replicazione virale e che spesso dà luogo a quel quadro che oramai è diventato famoso, no? Di polmonite bilaterale interstiziale. Ed in questa fase che si suggerisce di continuare con la terapia antivirale, di utilizzare farmaci immunosoppressori ed antinfiammatori quali idrossiclorochina, tocilizumab, sarilumab, tutte molecole che in qualche maniera vanno a contrastare questa infiammazione marcata che si realizza in questo stadio a livello polmonare. Recentemente, poi, avendo capito un po' meglio la patogenesi della malattia Covid, sempre in questa fase si suggerisce anche l'utilizzo di farmaci anticoagulanti, perché quello che si è visto è che probabilmente questa infiammazione, che diventa ancor più marcata in un terzo stadio, determina un danno a livello vascolare e l'infiammazione è il terreno più fertile laddove possono crearsi microtrombi, e dai microtrombi si passa poi a fenomeni di tromboembolismo venoso che possono coinvolgere diversi tessuti ed organi, quindi possono coinvolgere i reni, il cuore, il cervello, gli stessi polmoni, con degenerazione assoluta e quindi con quella disfunzione multiorgano e con quadri drammatici di coagulazione intravasale disseminata, e pertanto l'utilizzo di anticoagulanti sia nella seconda fase che nella terza fase potrebbe in qualche maniera potenzialmente ridurre la gravità di tali episodi e potrebbe appunto aver contribuito in qualche maniera anche alla riduzione dei ricoverati nelle nostre terapie intensive. La stessa AIFA consiglia il ricorso alle parine a basso peso molecolare nella fase più avanzata a dosaggi terapeutici, invece in una seconda fase raccomanda l'utilizzo delle eparine a dosaggi profilattici.
antibiotici. Ricordo sempre che la stessa AIFA sconsiglia l'associazione di idrossiclorochina con ritonavir, lopinavir, farmaci antivirali di cui dicevamo prima. Quindi abbiamo capito che nella maggior parte dei casi, al di là di quelli che sono i farmaci in sperimentazione clinica, gli altri farmaci che abbiamo a disposizione sono stati ricollocati e quindi vengono utilizzati in maniera off-label. E tutte le agenzie regolatorie, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno considerato eticamente appropriato offrire ai singoli pazienti interventi sperimentali al di fuori degli studi clinici, a condizione però che non esista altro trattamento efficace approvato. E proprio per raccomandare e per suggerire un utilizzo più appropriato di tali farmaci in condizioni di off-label, la stessa Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato delle schede farmacologiche che vanno a suggerire quelli che sono i comportamenti più prescrittivi, più idonei per la salvaguardia dei pazienti affetti da malattia Covid-19. La stessa cosa ha fatto la nostra Società Italiana di Farmacologia, ha reso pubbliche una serie di schede informative sul trattamento con farmaci in off-label per i pazienti Covid-19 e ha pensato bene di poter pubblicare alcuni documenti che fossero destinati ad operatori sanitari, ma anche documenti che potessero essere letti anche da non addetti ai lavori e quindi scritti in maniera più semplice a questo punto per cittadini o pazienti. Qui vedete le schede informative SIF pubblicate sul nostro sito e in tale contesto capite bene come diventa fondamentale un'attività di monitoraggio e segnalazione dei potenziali eventi avversi che possono contribuire in questo contesto emergenziale a definire nel migliore dei modi il profilo di sicurezza dei farmaci utilizzati nella malattia Covid-19. Da qui l'importanza di questa disciplina, un'importanza che viene fuori sempre, non solo in contesti emergenziali, ma è chiaro che in un contesto emergenziale assume un significato particolare. Farmacovigilanza, di cui abbiamo già discusso insieme, quindi una branca della farmacologia, un insieme di attività volte a rilevare, valutare, conoscere, ma io direi soprattutto a prevenire l'insorgenza di eventi avversi connessi a specifiche terapie farmacologiche. La prevenzione degli eventi avversi fa della farmacovigilanza uno strumento fondamentale per promuovere appropriatezza prescrittiva, ma soprattutto uno strumento che salvaguardia la salute dei pazienti. Con l'avvento della nuova normativa europea del 2010, recepita nel nostro paese nel luglio del 2012, cambia la definizione di reazione avversa a farmaco. Oggi definiamo reazione avversa a farmaco un effetto nocivo non voluto che consegue all'utilizzo di un medicinale, allorché questo è utilizzato in maniera conforme alle indicazioni contenute nell'autorizzazione all'immissione in commercio, ma come potete vedere oggi sono considerate reazioni avverse anche quelle che derivano da un abuso del farmaco, da un misuso o un utilizzo improprio, ma anche, vedete, da un utilizzo off-label, da sovradosaggio, da esposizione professionale, così come da errore terapeutico. Questo l'iter della segnalazione spontanea in Italia. Oggi in Italia da sempre, a dire il vero, non solo gli operatori sanitari nelle loro varie figure, ma anche i pazienti cittadini possono segnalare una sospetta reazione avversa a farmaco e da quando è disponibile lo strumento informatico online che è rappresentato da Digifarmaco, la cosa è diventata veramente molto semplice, quindi anche il paziente cittadino tramite un click può segnalare una reazione avversa, una sospetta reazione avversa all'agenzia regolatoria. E tutte queste segnalazioni di sospette reazioni avverse vengono raccolte in un grosso database che si chiama Rete Nazionale di Farmacovigilanza e che fa capo all'Agenzia Italiana del Farmaco. Questo grosso database è in collegamento con diverse istituzioni, innanzitutto con le regioni e nello specifico con i centri regionali di farmacovigilanza che oggi ma sempre rappresentano un punto di riferimento per l'intera popolazione regionale per quanto attiene agli aspetti di sicurezza dei medicinali, ma ancora il networking con le aziende sanitarie locali, con le aziende ospedaliere, con gli IRCS e chiaramente con le aziende farmaceutiche. E al di là della nostra Agenzia Italiana del Farmaco che ha ribadito l'importanza della segnalazione spontanea, la stessa raccomandazione è stata posta in essere dall'Agenzia Europea dei Medicinali, che oltre che discutere
discutere l'attuazione di misure adottate per garantire la continua disponibilità dei medicinali, ribadisce l'importanza della farmacovigilanza quale strumento per garantire un costante monitoraggio della sicurezza dei farmaci utilizzati. E in tal senso non solo lo ribadisce agli operatori sanitari, ma vedete, lo ribadisce soprattutto ai cittadini. E quindi questa campagna informativa diretta ai cittadini pazienti, nella quale si ribadisce l'importanza di segnalare sospette reazioni avverse a medicinali impiegati nel trattamento Covid-19, e proprio su questa brochure leggete come l'AIFA insieme con EMA raccomandino la segnalazione di tutte le possibili reazioni avverse a medicinali che assumi mentre hai il Covid-19, al tuo medico, al tuo infermiere o al tuo farmacista, oppure direttamente all'Agenzia Italiana del Farmaco o all'azienda farmaceutica produttrice del medicinale, segnalando le sospette reazioni avverse ai medicinali utilizzati per il trattamento del Covid-19, pazienti e operatori sanitari possono contribuire e raccogliere valide evidenze per meglio orientare poi l'utilizzo sicuro ed efficace dei medicinali con evoluzione delle pandemie. E questo è soprattutto vero allorquando si tratta poi di pazienti affetti da condizioni croniche. Immagino un malato affetto da una condizione rara. Ancora più importante qui è sottolineare eventuali fenomeni avversi che si presentano durante il trattamento con farmaci Covid, perché si apre tutto un mondo poi sul fenomeno delle interazioni farmaco-farmaco. È proprio su questo aspetto che si è soffermato il Liverpool Drug Interaction Group, qui trovate il link per accedere a questo sito, dove ritrovate tutti quei possibili fenomeni di interazioni farmaco-farmaco, e quindi farmaci utilizzati per il trattamento Covid-19, che potrebbero dar luogo a manifestazioni avverse rilevanti da un punto di vista clinico. Ma cosa sappiamo oggi relativamente al profilo di sicurezza dei farmaci utilizzati per trattare l'infezione da Covid-19? Relativamente ad alcune associazioni, è chiaro che conosciamo il profilo di tollerabilità di questi farmaci riportato in scheda tecnica, perché abbiamo detto che sono molecole ricollocate in terapie ma utilizzate già da anni in diverse categorie dei pazienti. Lopinavir, ritonavir è quell'associazione di antivirali che viene utilizzata oggi per il trattamento dell'HIV, e dal profilo di tollerabilità di questo farmaco viene fuori che il farmaco può dare in particolare importanti fenomeni gastrointestinali che si manifestano con diarrea profusa e con vomito incorcibile. Ebbene, durante questa fase abbiamo osservato anche durante il trattamento in pazienti Covid una frequenza pari a quella osservata nei pazienti affetti da HIV, quindi una medesima tossicità. Anche in questo caso abbiamo osservato numerose diarree profuse e tanti vomiti incoercibili, effetto che deve essere tenuto sotto controllo soprattutto dai medici ospedalieri e soprattutto nei pazienti Covid ospedalizzati, nei quali chiaramente una diarrea profusa o un vomito incoercibile si possono rendere responsabili di squilibri idroelettrolitici che in qualche maniera poi possono accelerare il ricorso alla terapia intensiva per tali categorie dei pazienti. Da Runavir, Cobicistat, anche qui parliamo di farmaci ricollocati per i quali, ancora una volta, voglio sottolineare, non ci sono evidenze o trial clinici pubblicati che valutino la efficacia o la tollerabilità. Alcuni studi sono in corso ma non abbiamo ancora i risultati, e pertanto la nostra agenzia regolatoria raccomanda l'utilizzo di Darunavir Cobicistat solamente in quei pazienti che risultano intolleranti all'associazione Ritonavir-Lopinavir, allorquando appunto questa diarrea profusa non ne permette la prosecuzione della terapia. E veniamo alla idrossiclorochina, un farmaco che, in accordo a quanto pubblicato recentemente in Gazzetta, può essere utilizzato anche nei pazienti non ospedalizzati, quindi i pazienti a livello domiciliare, grazie a una prescrizione da parte
parte della medicina generale, possono avvalersi di questo trattamento. Come diceva il professore Mugelli, l'idrossiclorochina, farmaco ad attività antimalarica, che viene oggi utilizzato nel trattamento dell'artrite reumatoide in alcune forme di lupus. Quindi un farmaco che in qualche maniera ha una blanda attività antivirale, ma ha una importante attività antinfiammatoria e immunosoppressiva. Però è bene ricordare, soprattutto nei pazienti domiciliari, laddove talora il monitoraggio della tollerabilità non è un monitoraggio così accurato, che l'idrossiclorochina, come diceva il professore Mugelli, può dare importanti tossicità a livello cardiovascolare. E la tossicità cardiovascolare è solamente un esempio di tossicità che può indurre la idrossiclorochina. Pensate che l'idrossiclorochina può anche determinare un grave rischio di ipoglicemia, e quindi un rischio del genere in un paziente diabetico può portare il paziente poi a condizioni veramente estreme di coma ipoglicemico. Da qui il suggerimento a un monitoraggio continuo durante il trattamento con idrossiclorochina. È chiaro che la questione della idrossiclorochina e della sua tossicità cardiovascolare è stata ripresa in maniera approfondita non solo dalle agenzie regolatorie, ma anche dalla Società Italiana di Cardiologia, proprio per mettere in evidenza questo particolare rischio di tossicità. Qui vedete un recente articolo pubblicato che parla proprio dell'incidenza di reazioni avverse nei pazienti Covid, uno studio portato avanti, un'esperienza cinese, e come vedete la percentuale di reazione avversa è molto elevata in questa categoria di pazienti. Si va da tossicità a livello gastrointestinale, ma anche tossicità epatiche, per lo più indotta da farmaci antivirali, e poi abbiamo tutto il capitolo di quelle reazioni avverse che possono venire fuori con l'utilizzo di farmaci immunomodulanti e antinfiammatori. Profilo di sicurezza di altri farmaci, sperimentazione clinica, si è soffermato il professore Mugelli sulla questione del remdesivir. Questo è lo studio pubblicato grazie ai dati ricavati dall'utilizzo compassionevole. Sebbene i risultati di questo studio chiaramente non siano assolutamente soddisfacenti per l'esigua numerosità campionaria, se noi andiamo a vedere bene la tabella degli eventi avversi, e in 34 pazienti con ventilazione invasiva, vedete che ci sono casi importanti di insufficienza renale acuta o di disfunzione multiorgano. Quindi grande attenzione alla robustezza dei risultati pubblicati da trial clinici randomizzati e controllati. Questi studi di fatto non ci dicono tanto sulla sicurezza e sull'efficacia di questi agenti antivirali. E passiamo al grosso capitolo degli immunomodulatori e degli antinfiammatori. Conosciamo il profilo di queste molecole, considerate per esempio tocilizumab. Tocilizumab è uno dei primi immunomodulanti che è stato utilizzato proprio perché diretto verso una di queste citochine, di questi mediatori infiammatori, che sembrano essere molto elevati, soprattutto nello stadio 2, nello stadio 3 della patologia, quando vi è questa marcata iperinfiammazione. E tocilizumab è un agente diretto contro l'interleuchina 6, che vi dicevo appunto essere uno di questi mediatori. Ebbene, noi conosciamo il profilo di tollerabilità di questo farmaco quando impiegato nei soggetti con artrite reumatoide, e sappiamo che in generale tutti i farmaci biotecnologici, e tocilizumab è un farmaco biotecnologico perché è un anticorpo monoclonale, possono dare importanti reazioni di immunogenicità, possono dare gravi quadri di linfocitopenia, così come gli antinfiammatori talora utilizzati possono dare quadri di cardiotossicità e di nefrotossicità. Quindi attenzione, quando utilizziamo questi farmaci non pensiamo solamente ad ottenere efficacia da questi trattamenti farmacologici, ma pensiamo a monitorare attentamente il profilo di tollerabilità. E poi c'è la questione delle parine, che probabilmente in qualche maniera hanno cambiato il discorso di questa condizione patologica, ma anche qui grande attenzione, perché soprattutto in particolari categorie di soggetti, che sono poi soggetti anziani, gli stessi che probabilmente possono essere più a rischio di contrarre la malattia Covid-19, proprio in queste categorie di pazienti è molto più elevato il rischio emorragico. E vedete che cosa è successo poi in termini di numero di segnalazioni. Ho deciso di confrontare un medesimo periodo di tempo, quindi ho confrontato il periodo gennaio-aprile 2019 con l'attuale periodo gennaio-aprile 2020, quindi dalla outbreak della pandemia ad oggi, e vedete come il numero di segnalazioni, sebbene elevato, si è comunque ridotto
nello stesso periodo di tempo. Tutto questo perché l'emergenza sanitaria ha indotto i clinici in prima linea a contrastare il fenomeno e quindi soprattutto in una prima fase di patologia il numero di segnalazioni per tali in generale per tutte le categorie di farmaci si è ridotto in maniera importante e sebbene la distribuzione delle segnalazioni per età, per genere, confrontando i due periodi si sia mantenuta più o meno uguale, nel senso che le fasce di età più colpite, vedete, sono sempre 18-65 anni, maggiori di 65 anni, così come la distribuzione per genere, sempre più una maggiore quantità di segnalazioni a carico del genere femminile rispetto a quello maschile. Anche per quanto riguarda la distribuzione delle segnalazioni per esito e gravità, ritroviamo più o meno le stesse percentuali. Fortunatamente nella maggior parte dei casi abbiamo assistito a una risoluzione completa della reazione avversa, in molti casi c'è stato un miglioramento. E anche per quanto attiene alla differenziazione in gravi e non gravi, vedete più o meno le percentuali si sono mantenute costanti. La fonte primaria delle segnalazioni è rappresentata sempre anche in un contesto emergenziale dal medico ospedaliero e se guardiamo invece alle classi terapeutiche maggiormente implicate nella genesi di questi fenomeni di tossicità, allo stesso modo ritroviamo al primo posto i farmaci antineoplastici e immunosoppressori. Pensate che oggi gli immunosoppressori vengono impiegati nella malattia indotta da SARS-CoV-2, antimicrobici generali per uso sistemico, al terzo posto tutti quei farmaci appartenenti alla categoria sangue ed organi emopoietici. E questa è una slide interessante perché vi mostra che sebbene il numero di segnalazioni in generale per tutte le categorie di farmaci si sia ridotta in questo primo quadrimestre del 2020, vedete che per alcune categorie terapeutiche, per alcuni principi attivi utilizzati nell'emergenza sanitaria, invece il numero è aumentato. Ha aumentato il numero di segnalazioni per idrossiclorochina e si è mantenuto più o meno costante il numero per eparine a basso peso molecolare ed ancora rispetto all'anno scorso abbiamo 44 segnalazioni di sospette reazioni avverse per l'associazione lopinavir-ritonavir che l'anno scorso invece nello stesso periodo non erano presenti. Quindi concludendo, considerando che ad oggi non sono disponibili trattamenti specifici per Covid-19, è necessario l'utilizzo di farmaci off-label o per uso compassionevole. Questo però richiede estrema cautela. Molti farmaci attualmente testati in pazienti con Covid-19 hanno un profilo di efficacia sconosciuto. D'altra parte, quelli con comprovata efficacia hanno un particolare profilo di sicurezza che richiede un rigoroso monitoraggio dei pazienti trattati. Gli eventi avversi derivanti dalle interazioni farmaco-farmaco possono essere eventi avversi gravi e quindi attentamente monitorati. In tale contesto, per concludere, l'attività di monitoraggio e segnalazione dei potenziali eventi avversi acquisisce un ruolo rilevante al fine di produrre informazioni importanti per meglio definire il profilo di sicurezza dei farmaci utilizzati nell'emergenza Covid-19. Grazie molte per l'attenzione. Grazie a lei, professoressa, di questa magistrale presentazione. Abbiamo anche per lei avuto tante domande, abbiamo cercato di selezionarne alcune che adesso le porrò in sequenza. Allora, una prima domanda ci chiede, i dati di tossicità dei trattamenti utilizzati per gli studi fatti su SARS e MERS potrebbero rivelarsi utili per accelerare le sperimentazioni attualmente in corso per Covid-19? Assolutamente sì, di fatto poi l'antivirale di cui parlava anche il professore Mugelli, Remdesivir, è passato direttamente a una fase 2-3 di sperimentazione, evitando quindi la fase 1 di sperimentazione, che è la fase nella quale poi si va a valutare la dose massima tollerata e si va a valutare la cinetica del farmaco. Quindi in questo caso, grazie alle sperimentazioni, ci riferiamo agli antivirali, perché la domanda è specifica per SARS e per MERS, potremmo avvalerci dei risultati già condotti su taluni farmaci per poter almeno bypassare la fase 1, passare direttamente a una fase 2-3 e quindi accelerare l'iter di valutazione di quel composto. Ottimo. Poi, altra domanda. Durante lo sviluppo di un vaccino in condizioni di emergenza, può essere individuato quale unica coorte di candidati per una sperimentazione, ad esempio il personale militare?
Ebbene, questo è stato fatto negli anni scorsi per altri contesti di emergenza sanitaria legata appunto a infezioni virali, in particolare MERS e SARS. Però nei primi anni 2000 quello che leggevo è che si è verificato un improvviso aumento di casi di linfoma di Hodgkin nei militari che erano stati sottoposti a 5 o più vaccinazioni contemporaneamente. E pertanto a questo punto il sindacato dei militari ha espresso grandi dubbi e preoccupazioni circa poi la possibilità di utilizzare il vaccino contro il Covid-19 sulle forze dell'ordine e sul personale sanitario militare. Tanto è vero che oggi le sperimentazioni in atto, e parlo di quella probabilmente più avanzata, che nasce da una collaborazione tra un'azienda italiana di Pomezia e l'Oxford University con l'Imperial College, hanno cominciato a reclutare volontari sani che però non appartengono a categorie delle forze dell'ordine. Benissimo. Altra domanda: come sono gestite le raccolte delle segnalazioni spontanee da parte dei pazienti in trattamento per il Covid? Le autorità competenti diramano nuove modalità oppure nuovi moduli di raccolta? Sono presenti sui siti istituzionali o le farmacie oppure presso gli studi medici? Viene magari svolta una campagna ad hoc per l'emergenza Covid? Allora, come già vi ho mostrato durante la presentazione, non esistono dei moduli specifici o comunque diversi rispetto a quelli che adottiamo normalmente per le segnalazioni di sospette reazioni avverse. Pur vero che l'Agenzia Italiana del Farmaco, in accordo ad EMA, come vi ho mostrato, ha cominciato una campagna informativa soprattutto per i pazienti cittadini che possono, tramite il sistema già standardizzato, segnalare una sospetta reazione avversa, quello che suggeriscono, considerato che la malattia è una malattia completamente nuova, di inserire all'interno della scheda che il farmaco è stato utilizzato per Covid-19 ed è quindi le modalità non sono cambiate. Il cittadino paziente, così come l'operatore sanitario, per segnalare si riferisce al proprio responsabile di farmacovigilanza, al proprio medico nel caso del cittadino, al proprio farmacista, ad un interlocutore sanitario o direttamente tramite quel sito elettronico che vi ho mostrato durante la presentazione. Perfetto. Allora, visto che ci abbiamo ancora un pochino di tempo, prof, se lei è d'accordo, le faccio anche qualche altra domanda. Assolutamente, è un piacere. Allora, una domanda, ecco, prendiamo questa. Ci saranno, a suo avviso, delle ripercussioni in termini di salute generale correlate al periodo di lockdown? E se sì, quali e su quali popolazioni? Assolutamente, diciamo, io penso che sicuramente ci saranno alcuni risvolti per alcune condizioni psichiatriche che questa emergenza sanitaria ha indotto per forza di cose, ma al di là, diciamo, dei risvolti psichiatrici dell'emergenza sanitaria, secondo me ci potrebbero anche essere risvolti in termini di salute per quelle categorie di pazienti che in qualche maniera in questo periodo non hanno avuto la possibilità di potersi in qualche maniera avvalersi di un continuo monitoraggio. Ancora una volta ipotizzo quei pazienti affetti da condizioni rare per le quali ci vogliono particolari sistemi di sorveglianza periodica, quindi il fatto per esempio di non potersi essere recati in strutture ospedaliere per il rischio di contagio in qualche maniera secondo me potrà avere dei risvolti, così come per patologie croniche, immagino i malati di patologie cardiovascolari, immagino tutte quelle situazioni di rischio e di ischemia miocardica o di infarto miocardico che si sono realizzati in questo periodo e che probabilmente il soggetto, per paura di recarsi presso un pronto soccorso e per appunto il rischio di contagio, probabilmente abbiamo assistito anche a casi di decessi dovuti proprio a malattie cardiovascolari, quindi risvolto sia in termini di patologie psichiatriche ma anche di aggravamento di condizioni croniche che in questo periodo non hanno potuto essere in qualche maniera valutate bene dagli operatori sanitari per il rischio di contagio. Posso intervenire su questo, Silvano? Prego, ci mancherebbe, professore. No, facendo riferimento a quello che diceva Annalisa sulle patologie cardiovascolari, sicuramente abbiamo assistito a una riduzione dei ricoveri per ictus, sono state documentate. Ci sono problematiche nei pazienti cardiovascolari, come diceva Annalisa, e credo che
questo probabilmente porterà nel futuro a maggiore utilizzo di tecnologie che abbiamo già a disposizione, che diciamo generalmente chiamiamo come telemedicina, perché evidentemente ci siamo resi conto che è molto importante avere delle informazioni non necessariamente in presenza ma anche a distanza, e questo potrebbe diciamo cambiare in maniera sostanziale anche il futuro della medicina così come la conosciamo. Perfetto. Ottimo. E nel frattempo ne sono arrivate anche altre, sì. Ne prendo una al volo. Si sono conclusi gli studi su ibuprofene rispetto al suo potenziale ruolo nel peggioramento dell'evoluzione dell'infezione da Covid-19? Professore Mugelli, vuole rispondere lei o rispondo io? Posso rispondere io, cioè io non credo che ci siano studi in questo senso. Quello che noi impareremo sarà dall'analisi dei dati una volta che questa situazione sarà finita. Quindi vedremo se effettivamente in funzione dello stadio della malattia, come diceva prima Annalisa, l'utilizzo di questo farmaco può aver causato qualche cosa di differente. La domanda mi fa venire in mente anche la questione di ACE inibitori e sartani. Cioè, sono tutte informazioni che noi potremmo verificare ex post. Non possiamo oggi dare una risposta, né possiamo fare uno studio per verificare un evento avverso. Annalisa. Sì, assolutamente. No, su questo volevo aggiungere che EMA, diciamo, ha in atto una revisione proprio sui farmaci antinfiammatori non steroidei utilizzati nei pazienti Covid, però come diceva il professore Mugelli, al momento non possiamo trarre conclusioni, non ci sono evidenze contro, non ci sono evidenze a favore che l'utilizzo dei classici farmaci antinfiammatori non steroidei possa peggiorare la situazione di un paziente Covid. Ci sono sicuramente delle evidenze che dicono che l'inibizione tramite l'utilizzo dei FANS classici, quindi di questi due enzimi, no, della cascata dei mediatori dell'infiammazione che sono la COX-1 e la COX-2, sicuramente l'inibizione della COX-1 potrebbe in qualche maniera contribuire ai fenomeni di cardiotossicità, di nefrotossicità, che potrebbero poi andarsi a sommare alle questioni di tossicità degli altri farmaci che noi utilizziamo nei pazienti Covid, per cui è comunque raccomandabile durante questa emergenza sanitaria nei pazienti Covid, soprattutto negli stadi iniziali quando c'è un rialzo termico, orientarsi più sulla scelta di un paracetamolo piuttosto che di ibuprofene. Ma questo è stato sempre così, le linee guida per il trattamento della iperpiressia indicano paracetamolo come farmaco di prima scelta, quindi io suggerirei, non avendo oggi a disposizione evidenze né a favore né contro l'utilizzo di ibuprofene, di prendere come farmaco di prima scelta il paracetamolo, laddove invece il medico ravveda la necessità di utilizzare un altro antinfiammatorio, questo succede soprattutto in età pediatrica, allora a quel punto, se vi è necessità, perché col paracetamolo la febbre non cala, utilizzare un altro antinfiammatorio è possibile. Non so se la mia risposta è stata chiara. Sì. Se posso aggiungere, Annalisa, sì, dica prof. Parliamo solamente di febbre, ma parliamo anche di altre situazioni in cui evidentemente il paracetamolo può non funzionare essendo assolutamente, certo, antinfiammatorio. Certo. Dall'altra parte, noi sappiamo bene che gli antinfiammatori non steroidei che vanno a interagire con la COX-1 in maniera importante hanno un aumentato rischio cardiovascolare. E in tutte le tecniche c'è scritto comunque che vanno utilizzati al dosaggio minore per il periodo minore di tempo. È evidente che questa qui è già una prescrizione che aiuta a non utilizzare in maniera impropria questi farmaci. Assolutamente. D'altra parte dobbiamo tenere presente se ci sono situazioni particolari per cui un soggetto deve essere trattato magari più a lungo per ragioni di tipo medico, e quindi anche lì il problema è cosa facciamo? Sospendiamo a fronte di notizie che non sono assolutamente documentate,
assolutamente no, certo. Per gli ACE inibitori e per i SERD. Certo, assolutamente no, in queste condizioni ha fatto bene a sottolinearlo, assolutamente non sospendere laddove c'è un beneficio clinico dall'utilizzo del farmaco antinfiammatorio non steroideo. Io mi riferivo all'utilizzo occasionale del FANS. Certo, ma questo dovrebbe essere già cognizione nota, ecco. Non mi sentirei di dire a una persona che riesce a, come dire, controllare la sua emicrania con un paio di pasticche di aspirina da 500 mg, di dire non prenderlo perché passa al paracetamolo. No, assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Io parlavo nel paziente che ha una sospetta infezione da Covid-19, quindi molte volte si ricorre all'utilizzo degli antinfiammatori, soprattutto in prima, seconda giornata, quando ci sono i sintomi, tra virgolette, caratteristici di infezione Covid, quindi il mal di testa, il rialzo termico, la tosse, l'anosmia, la geusia. E quindi cominciano a esserci tanti sintomi. Certo, certo. La situazione del pauci sintomatico è un po' diversa. Assolutamente. È inutile entrare in questa discussione. Certo, 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 certo. Perfetto. Stanno arrivando anche altre domande, allora ne approfitto visto che abbiamo ancora un po' di tempo. Una domanda è questa: con quale criterio vengono assegnati i pazienti ad uno studio Covid piuttosto che a uno studio non Covid? E sto pensando ad un paziente oncologico. Nel caso soddisfi i criteri di selezione di entrambi gli studi, cioè come fa a scegliere? Beh, questa è una situazione un po' particolare. Fare una domanda un po' fantasiosa, mi permetto, perché insomma, sì. Dire, sì. Non credo che in un criterio di selezione del paziente Covid ci sia scritto che può essere arruolato un paziente che anche magari ha una patologia tumorale. Certo. La vedo difficile, ecco, come possibilità. Sì, in generale poi, voglio dire, almeno per quella che è la sperimentazione clinica in contesti non emergenziali, solitamente i soggetti con forme neoplastiche sono esclusi. Sì. A meno che non si tratti di un farmaco sperimentale indicato in quella condizione neoplastica. Bene. Un'altra domanda invece dice, il consenso al trial a posteriori, se un paziente non è in grado di darlo, non può essere definito tale, giusto? Come è vista questa procedura dal punto di vista etico? Qui la situazione è molto complicata. Ora non stiamo parlando... cioè, questo qui è la situazione del consenso in situazioni di emergenza, che non necessariamente è questa del Covid. Pensiamo al paziente, che ne so, con ictus, che deve essere trattato con un farmaco fibrinolitico. Cioè, lì ci abbiamo avuto tanti problemi, no? Non possiamo chiedere il consenso a un paziente che non è nelle condizioni di poterlo dare. Allora il consenso poi dopo viene richiesto in una fase successiva. Naturalmente se poi è nell'ambito di uno studio clinico c'è la possibilità che il comitato etico, come dire, vicari e autorizzi l'utilizzo anche nella sperimentazione in queste condizioni. Lì però tutta la documentazione che facevo vedere all'inizio può essere utile se uno vuole approfondire. In questo caso specifico, professore, il consenso può essere dato anche da un parente se il malato non è in condizioni coscienti? Il parente di solito, cioè credo che siamo al solito punto, siamo in una sperimentazione clinica o al di fuori della sperimentazione? Perché se siamo nella sperimentazione clinica, evidentemente le regole devono essere stabilite a priori. Se invece è il trattamento che si può fare in un malato grave e il medico pensa di poter dare questo farmaco secondo scienza e coscienza, in realtà dovrebbe avere il consenso del paziente, però se il paziente non è nelle condizioni di darlo, può anche prendersi questa responsabilità e informare dopo. Naturalmente si prende un rischio. Certo, certo. Altra domanda che è arrivata, qui andiamo su un altro settore, Annalisa, forse questa anche per te, ma per tutti e due immagino. Perché non si usa il siero dei pazienti già guariti per trattare gli ammalati? Vorrei sapere cosa ne pensano riguardo alla possibilità di potersi ammalare di nuovo. Quindi sono due domande in una.
Allora, due domande in una. Sulla prima, allora, esistono oggi sperimentazioni che stanno valutando il siero iperimmune da paziente convalescente. Non è una sperimentazione italiana, è una sperimentazione multicentrica internazionale che però ha visto l'arruolamento anche della San Mattia di Pavia, dell'IRCSA. E stanno valutando, appunto, perché il razionale ci sta tutto, utilizzare il siero iperimmune da paziente convalescente in soggetti malati, secondo me potrebbe portare a, sicuramente a dati di efficacia importanti. Per quanto riguarda l'altra domanda, era se vi è una protezione poi nei confronti. Sì, vorrei sapere se ci si può ammalare. Ci si può ammalare di nuovo. È uscito recentemente un articolo proprio su questa questione, e il quale suggerisce una immunità anticorpale che dura almeno 12-24 mesi, ma è un unico studio che noi abbiamo a disposizione, quindi non possiamo trarre conclusioni definitive. Se ipotizziamo le difese anticorpali che si creano con altri virus simili, allora dobbiamo dire sì, si crea la memoria anticorpale, c'è l'immunità. Però per questo virus che è completamente nuovo, SARS-CoV-2, non possiamo avere la certezza che questa memoria immunologica ci protegga da ulteriori infezioni. In questo caso... Silvano, sì. Il discorso che facevo prima, non lo sappiamo, non conosciamo abbastanza. Questo virus è un virus a RNA che ha delle dimensioni molto grandi, e quindi si riteneva che potesse mutare molto facilmente. Il fatto che in realtà poi sia così non lo sappiamo, e probabilmente questo naturalmente lo verificheremo, lo potremo verificare solamente nel momento in cui avremo una banca dati molto più ampia con i campioni serologici, la valutazione di quello che succederà. Al momento devo dire che ha molto senso fare un trattamento con gli anticorpi prelevati da pazienti che sono guariti, però dobbiamo aspettare la sperimentazione e avere molte molte più informazioni sulla fisiopatologia e sulle caratteristiche di questo virus. Quello che a priori veniva pensato non sempre sembra andare nella direzione che si pensava. No, certo, anche perché poi virus RNA, come dicevi tu, variano e mutano con una certa frequenza, quindi sì, è anche verosimile che i vaccini in futuro dovranno tener conto anche di questo. Ma non lo sappiamo, perché sembra che muti meno di quello che si pensava o quello che le sue caratteristiche facevano pensare. Ma è il discorso di prima, no? Sì, stiamo sì. Cercando di dare delle risposte quando ancora non conosciamo bene la patologia e il virus nei suoi cambiamenti. Certo. È arrivata anche un'altra... Sì, sì, infatti. No, bisogna avere pazienza e essere persistenti e resilienti. Dunque, un'altra domanda che è arrivata nel frattempo dice: nelle linee guida sono state inserite a CIMIT, le linee guida ha inserito l'associazione lopinavir-ritonavir con idrossiclorochina. Come viene gestita in questo caso, visto che la prof ha sottolineato che ci sono interazioni? E come... questa è una bella questione. Una responsabilità della CIMIT che ha inserito l'associazione, perché AIFA raccomanda di evitarla l'associazione per un maggiore rischio di prolungamento del QT e quindi di fenomeni aritmici. Quindi da una parte c'è AIFA che ne raccomanda la non associazione, dall'altra parte nelle linee guida CIMIT, che però sono state redatte, se non sbaglio, in data 13 marzo, quindi prima che AIFA emanasse questa raccomandazione e quindi controindicasse la contemporanea assunzione di idrossiclorochina con associazione ritonavir-lopinavir. Sì, giustamente. Adesso è arrivata un'altra domanda che si riferiva alla risposta precedente del professor Mugelli sul vaccino. La domanda accurata è: ma questo significa che non si avrà un vaccino? No, presuppongo che no, un vaccino ci si arriverà, presuppongo. Auspichiamo sicuramente di averlo, però anche lì come dobbiamo aspettare delle informazioni più precise. Per ora sappiamo che c'è questa corsa al vaccino, ci sono addirittura, insomma, si ipotizza di poterlo avere per
stagione autunnale in un caso, dovrà essere studiato. D'altra parte, questo fa venire in mente anche una delle cose che dicevate prima, no? Quando parlavate di come si studierà il vaccino. Per studiare il vaccino bisogna che l'infezione sia in corso, se no non è che si possa verificare l'efficacia di un vaccino se non ci sono pazienti che si ammalano. È evidente che insomma, tutto questo richiede tempo e la possibilità di farlo, collaborazione internazionale, che non è facilissima sempre, come abbiamo visto, però dobbiamo seguire dei percorsi che ci danno delle risposte definitive. Non possiamo immaginare ora se il vaccino funzionerà o meno, quale dei due vaccini o degli 80 vaccini che sono in sviluppo funzionerà. Se il virus non muterà nei suoi componenti antigenici che il vaccino va a riconoscere per formare degli anticorpi neutralizzanti, funzionerà. Se no, sarà come il caso dell'influenza, dovremo avere dei vaccini stagionali, non lo so, ecco. Certo. Non sono nelle condizioni di poterlo dire, evidentemente, come ma credo sì. Pochi siano nelle condizioni. Penso che nessuno sia in condizione di dirlo, certo, ma no. La sfera di cristallo non l'abbiamo. No, nessuno. Bene. Io avrei una domanda per tutti e due i relatori. Prego, Dominique. È una domanda difficile, mi rendo conto, ma che è veramente molto, molto sentita. La Germania è un caso a parte, perché se prendiamo paesi che si possono comparare tra di loro, cioè paesi dove è stato fatto lo stesso numero di test per milione di abitanti, che sono la Francia, la Germania, l'Italia, la Spagna, più o meno siamo intorno ai 30.000 test per milione di popolazione. Hanno dei casi critici simili, addirittura la Germania denuncia casi critici maggiori di noi. Com'è possibile che la loro mortalità sia così tanto più bassa della nostra? Cioè tutti gli altri paesi che ho nominato hanno dai 400 ai 500 morti per milione di abitanti. La Germania denuncia 80 morti per milione di abitanti. Ci sono tante ipotesi, per esempio, che abbiano delle terapie intensive meglio organizzate, dunque casi più dove le stanze sono più isolate l'una dall'altra, hanno probabilmente avuto la possibilità di portare in terapia intensiva più velocemente. Però chiedo a voi, siete a conoscenza di una maggior velocità nell'iniziare degli studi clinici rispetto a noi? Annalisa, vuoi rispondere tu o rispondo io? Sì, ma possiamo rispondere entrambi. Prof, cominci lei. Vabbè, allora, uno, ci sono varie differenze. Sicuramente anche la modalità di attribuire la morte o meno al coronavirus. Da noi tutti i pazienti che sono risultati positivi sono stati attribuiti come morti al coronavirus. La Germania può avere attribuito la morte a cause diverse, perché tutti questi pazienti che muoiono, ricordiamoci, spesso sono anziani, spesso sono uomini e sempre hanno delle comorbilità. Anche l'influenza, no? Ci vacciniamo per l'influenza per ridurre la mortalità nelle persone ultra 65enne, direi insomma per soggetti fragili come quelli in cui si è avuta la più alta mortalità, pensiamo agli anziani delle residenze sanitarie assistite, è una mortalità che poteva essere evitabile, no? Il virus è andato lì dentro. Lì sono state fatte delle scelte, ora non ho le competenze voglio ergermi a esperto come tanti esperti abbiamo visto girare nelle nostre televisioni, radio, tutto e quant'altro. Però
evidente che l'atteggiamento della Lombardia, e quello che ha portato, diciamo, a un incremento spaventoso della tasso di mortalità, di letalità del virus, diciamo, rispetto a altre zone d'Italia e d'Europa, è probabilmente stato determinato da delle scelte proprio di andare in ospedale precocemente piuttosto che trattare i pazienti in un ambiente preospedaliero. La Germania avrà fatto lo stesso numero di campioni, ma ha fatto i campioni in maniera da poter isolare rapidamente la le persone con infettate, e quindi è stata una strategia completamente diversa. Sicuramente possiamo dire che noi non eravamo pronti, non eravamo preparati, nonostante quello che ci veniva detto, no? Perché tutti ricorderemo conferenze stampa in cui si diceva che l'Italia era il paese preparato, pronto per tutto questo. E così non è stato. Il numero di morti nel personale sanitario, tra medici e infermieri, molto alto, da che cosa è stato determinato? È stato determinato dal fatto che non c'erano misure di protezione adeguate. E noi sappiamo che in una situazione come un'epidemia, una pandemia come questa, il primo personale che deve essere protetto è quello sanitario. Perché se no succede a catena che il numero di persone che possono essere trattato, evidentemente, in maniera adeguata diminuisce perché c'è meno personale, e quindi a catena aumenta la mortalità. Però insomma questo è esula un po' come domanda, certo. Bisogna avere dei dati che evidentemente abbiamo. Come quantità di studi clinici, ci sono gli stessi studi clinici o abbiamo meno studi clinici? Ora questo non te lo so dire, come ho fatto vedere ci sono oltre 1000 studi sul Covid-19 e bisognerebbe fare un'indagine, credo che qualcuno l'abbia anche fatta, per vedere quali sono i trattamenti che vengono ipotizzati nello studio clinico. Sì. Però credo che fondamentalmente la differenza di mortalità sia stata nelle modalità con cui si è trattato i pazienti. Se prendiamo due regioni non abbastanza vicine come la Lombardia e il Veneto, vediamo che i risultati sono stati molto diversi. Non mi metterei a confrontare l'Italia con la Spagna, la Germania. Confrontiamo quello che è successo tra due regioni che hanno vissuto grosso modo la stessa modalità di inizio dell'epidemia, ma l'hanno affrontata in maniera molto differente. Questo C'è da ricordare, professore, anche il fatto che in Germania loro hanno più di 20.000 posti di unità intensiva, mentre noi ne avevamo solo 5.000. Assolutamente. Questa è una bella differenza. Come c'ho una mia figlioccia che è in Germania, so benissimo che loro vanno in giro, possono, naturalmente, hanno altre possibilità, certo, tenendo molto ben presente alcune condizioni di distanziamento fisico, e poi naturalmente abbiamo visto bene che fanno i test in maniera molto più diffusa, dipende anche a chi fa il tampone, no? Naturalmente. Certo. Abbiamo avuto delle indicazioni all'inizio che il tampone si doveva fare solamente alle persone che avevano una sintomatologia, come descriveva prima Annalisa, no? Febbre, perdita di quello e dell'altro, insomma, dolori, erano praticamente quasi sicure le diagnosi in quella situazione lì. È evidente che avremmo dovuto forse fare una scelta diversa, come d'altra parte in Veneto hanno fatto. Certo. Io aggiungerei solamente che poi dopo la Cina noi siamo stati poi il primo paese coinvolto nel contesto emergenziale, quindi ancora un altro esempio per le nazioni europee. E poi se guardiamo i dati della Spagna, non è in termini di mortalità, non si discostano molto da quelli italiani, anche quelli della Spagna. Ed ancora, secondo me, noi siamo un paese di persone anziane, abbiamo una fetta prevalente. Sì. L'unica cosa, la domanda per la quale ve l'ho fatta è che comunque la Germania differisce da anche altri paesi molto ben organizzati, parlo del mio paese, il Belgio. Sì.
che comunque... Anche, secondo me anche la densità di popolazione fa la differenza per quel distanziamento sociale, Non c'è dubbio. Avrei giurato che tu fossi olandese, non so, pensavo che tu fossi olandese. Belga, belga. Perché in Olanda, invece, cioè in Olanda la situazione credo che sia molto diversa da quella del Belgio, no? Pur sempre i Paesi Bassi sono, ma credo che la situazione sia abbastanza diversa, però non conosco. Più o meno è simile, l'unica cosa è il Belgio purtroppo è il peggior paese al mondo per mortalità su milioni. Non saprei dirti perché. Nessuno è perfetto. Per farmi un'idea su tutto questo, l'idea mia è una questione di organizzazione. Purtroppo è la grande, grande organizzazione tedesca che ha vinto. Assolutamente. E a livello del Belgio il grandissimo errore che hanno fatto è considerare guariti i pazienti molto presto. Ho degli amici che dopo 15 giorni che hanno avuto sintomatologia positivi al test sono ritornati in ospedale senza rifare il test. Infatti questa è una grande differenza. L'Italia è il paese che dichiara meno guariti al mondo rispetto a tutti gli altri, perché l'Italia è estremamente severa e fa bene, cioè vuole 2 tamponi negativi prima di dichiararti guarito. E nessun paese al mondo lo sta facendo. Dunque l'Italia è partita male perché aveva una situazione sanitaria critica per l'eccesso di tagli alle spese che sappiamo tutti. Probabilmente il Veneto lo ha fatto molto di meno e questo si spiega. Ma l'onestà, devo dire, dell'Italia nel dichiarare i morti e l'onestà nel dichiarare non guariti tantissime persone è ancora molto sorprendente. Dunque io che sono straniera e ho molti amici all'estero, devo dire che l'Italia questa volta si sta comportando molto molto bene. Tutto bene, è vero. Ci fa piacere. C'è nel frattempo un'altra domanda. E questa volta torna ai vaccini. Dice, a proposito di vaccini, quando ne verrà individuato uno efficace, come verrà gestita la produzione su così larga scala? Ci ho sentito un medico che prevedeva addirittura problematiche sulla produzione degli anti-influenzali per la prossima stagione. Secondo me... penso che ci voglia un rapporto di collaborazione tra officine di produzione, gli investitori, gli sperimentatori, per fare in modo che poi grossi quantitativi di vaccini vengano resi disponibili e anche capire quali sono i programmi delle organizzazioni mondiali, in primis dell'Organizzazione della Sanità, su quali categorie di popolazione andare ad agire in maniera primaria, e quindi per esempio sulle fasce deboli, gli over 65 anni, i pazienti a rischio e così via. Quindi ci sarà da stabilire tutta una serie di cose, ma comunque accordi tra produttori, sperimentatori e investitori affinché in più siti di produzione vengano appunto fornite adeguate quantità di dosi vaccinali ai fini della copertura poi della popolazione generale. Ovviamente fare un vaccino richiede una tecnologia molto più complicata di fare una molecola chimica, per cui tutto questo deve essere organizzato e dovrà essere insomma messo in atto quello che diceva Annalisa, identificare la popolazione più a rischio, avere delle informazioni più precise sul vaccino, insomma è tutto qualche cosa che dovrà essere sicuramente messo in funzione per avere degli accordi che consentano di avere una produzione sufficiente che possa servire a livello globale. A meno che, voglio dire, non succeda, ma questo possiamo certo augurarcelo, che chi ha il vaccino per primo detterà delle regole. Ecco, questo qui è molto pericoloso. Ma andiamo, allora facciamo un talk show su qualche cosa di differente, allora ci mettiamo lì, però è... Siccome questa trasmissione è registrata, c'è il rischio che domani la veda qualcuno che magari fa di mestiere il politico, invece io eviterei di entrare in questi meriti, perché io avrei anche delle considerazioni, Dominique, che tu hai fatto, ti giuro non è che le condivida pienamente, ecco, non sono sicuro che stiamo facendo, che abbiamo fatto così bene come tu hai detto prima.
C'è un'altra domanda che sfortunatamente è lunghissima, quindi io invito i ragazzi che fanno domande a farle scorte perché diventa difficile esprimere. Però si riferisce ad uno studio fatto nel nostro paese su 5.000 persone e questo studio ci direbbe che il 35% degli italiani ha già incontrato il Covid-19 e che le percentuali del sud sono simili a quelle del nord. Continua il nostro discente, allora vuol dire che al sud, inteso come zone meno colpite, ci sono stati più asintomatici a parità di persone infettate? Vuol dire che il sistema immunitario ha reagito meglio o vuol dire che al nord hanno un sistema immunitario più debole? Insomma. Vorrei fare una dichiarazione prima di... No, non voglio rispondere a questa domanda perché non conosco lo studio, non so nemmeno di che cosa si parla. Però volevo dire questo. C'era proprio su Science di un paio di giorni fa una, diciamo, considerazione molto positiva sulle modalità di fare i convegni in questa maniera qui, no? Con la possibilità di essere, avendo delle connessioni adeguate, seguiti in tutto il mondo. E la possibilità evidentemente di fare in modo che non succeda come normalmente succede ai congressi, in cui arriva una persona, fa una domanda lunghissima, che non ha nessuna possibilità, che prende il posto a tutti gli altri. E quindi gli dà un ruolo molto importante ai moderatori, che hanno la possibilità attraverso queste chat di poter organizzare. Ecco, una domanda come questa, secondo me, Silvano, non si può fare, perché dov'è questo studio? Dov'è pubblicato lo studio? Non lo sappiamo. Informazioni. È un'ipotesi. È un'ipotesi, probabilmente. Però voglio dire, allora facciamo una chiacchierata libera, come se fossimo invece a una situazione come questa, intorno a un tavolo. Prendiamo allora una domanda molto più breve che è arrivata ora. Chi ha fatto il vaccino influenzale, si è potuto evidenziare qualche vantaggio rispetto al Covid-19? Anche qui non ci sono evidenze. Questo qui, se posso, questa domanda è molto interessante. Noi si parla anche di, come sapete, di immunità innata. E l'ipotesi che la vaccinazione obbligatoria fosse una delle cause per cui i bambini avevano meno possibilità di infettarsi è stata fatta. Ed è testata, giusto appunto in Olanda, l'ipotesi che fare la vaccinazione contro il bacillo di Calmette-Guérin, che è usato per la tubercolosi, possa dare una immunità, stimolare in maniera indiretta l'immunità, e questo possa essere un meccanismo di protezione. Avevamo saputo questa cosa perché sono in contatto attraverso dei colleghi con Mithani Hao, non mi ricordo da come si chiama esattamente, che è lo sperimentatore che ha proposto questo studio col bacillo di Calmette-Guérin sia nel personale sanitario sia negli anziani, proprio per indirizzare l'immunità in questa maniera, come dice la domanda, cioè per verificare. Quando all'inizio della storia venne a conoscenza di questo studio che volevano fare, che era già stato approvato da un comitato etico in Olanda, io telefonai all'Istituto Superiore di Sanità, parlai con Graziano Onder, che è un geriatra che conosco da molto tempo e che ora è all'Istituto Superiore di Sanità, chiedendogli esattamente questo. Graziano, siamo in grado di capire se il personale sanitario che è morto o che si è infettato è un personale che ha fatto la vaccinazione antinfluenzale oppure no? Perché la vaccinazione antinfluenzale sarebbe obbligatoria nel nostro paese per il personale sanitario. Ma come tutte le cose che potrebbero, che sarebbero obbligatorie nel nostro paese, poi c'è chi non le fa inventandosi le ragioni le più basse. Quindi
Anche questa qui è una cosa, lui mi disse, dice, mi farebbe piacere poter fare questo questionario, perché era molto semplice, andava, bastava chiedere naturalmente al personale infetto e non morto, a quello infetto, se avevano fatto la vaccinazione antinfluenzale per capire se c'era una qualche ipotesi ragionevole, perché l'idea certo. era poi eventualmente di fare uno studio tipo quello olandese, però non abbiamo avuto la possibilità di avere queste informazioni. Però è una cosa, secondo me, che vale la pena di perdere. Perfetto, prof. Io direi che con questa tua ultima risposta abbiamo esaurito il tempo che avevamo a disposizione, quindi non vi vogliamo stressare ulteriormente, apprezziamo tantissimo la vostra disponibilità e penso che a questo punto... No, tutte le risposte che sono state date e anche a quelle a cui non abbiamo potuto rispondere verranno comunque pubblicate sul nostro sito. E vi ricordo anche, ricordo ai ragazzi, che anche il video di questo incontro verrà messo a disposizione sul nostro canale YouTube. Io a questo punto voglio ringraziare i nostri brillanti relatori, con i quali mi congratulo sia per l'estrema chiarezza che veramente è stata da tutti apprezzata, ho avuto tanti messaggi che ci chiedono di rappresentare questo loro entusiasmo e questo apprezzamento, e anche devo dire per la capacità che avete dimostrato di gestire il tempo che avevate a disposizione. Quindi ringraziandovi ancora passerei la parola a Dominique per le conclusioni e un saluto mio particolare a tutti quanti, a tutti i ragazzi, sperando di rivederci presto in un'altra occasione, magari di persona, ma se non fosse possibile, anche in questo modo, questa modalità che mi sembra che sia stata alquanto efficace e molto molto interessante. Prego Dominique. Grazie Silvano, e io anch'io ringrazio di cuore il professor Mugelli e la professoressa Capuano per le loro bellissime relazioni, molto interessanti, molto difficili direi, proprio in un momento in cui quasi non si sa nulla, parlare di Covid è veramente difficile. Comunque ci hanno dato molte, molte informazioni su come si fa oggi nell'emergenza sanitaria, come sono le sperimentazioni cliniche e come si fa la farmacovigilanza e l'importanza di tutti e due. E laddove non è stata fatta una sperimentazione clinica, sappiamo che i dati sono scarsi e non ci permettono poi di trarre conclusioni importanti. Per cui sempre, sempre più possibile sperimentazione clinica. Voi siete tutti formati sul metodo della ricerca e sviluppo dei farmaci e dunque come Accademia contiamo su di voi anche per trasmettere e per insegnare a tutti i cittadini quali sono i principi fondamentali e imprescindibili della ricerca. Anche in situazione di emergenza, so che tanti di voi al vostro livello fate e cercate di fare sempre di più, sappiate che Accademia è sempre con voi e anzi adesso, spero presto, tutti voi farete parte di Accademia e dunque vi saluto dicendovi vi aspettiamo. Grazie a tutti. Allora io vorrei che accendete tutti la telecamera così facciamo le foto. Perfetto. Purtroppo la mia telecamera non funziona, come avete visto. Ho mandato una foto a Dominique, magari la incollate. La mia è ancora bloccata dall'host, mi dice. Non riesco ad avviarla. Anche nel mio caso. Sì, Silvia, ci deve attivare. Sì. Io veramente vi ho attivato tutti, perché qui dice chiedere di accendere la telecamera, quindi io posso solo chiedervi di accenderla. No, okay, non stato io l'ho attivata da solo. Silvia, io purtroppo mi allontano perché non ho la possibilità di farmi vedere in telecamera, va bene? Questo lo sapevo, grazie. Alessandro, grazie, grazie mille. Grazie professore. Arrivederci. Chi è che non ha il video acceso e che, no, e che vorrebbe... Io, Nicola, spegni le casette, il mio non riesco a riaccenderlo. No, neanche il mio. E anch'io. Dai, e utilizzeremo anch'io le vostre foto, ragazzi, non ora c'è sì, problema. Provate adesso. Oddio, cioè... Adesso? Niente. No, niente, non riesco. E vi perdete i più belli, eh?
No. Accidenti, chi manca ancora? Qui vedo Italia Gresta, ho cliccato, mi dice stop video, allora adesso lei c'è. Scusate, ma io non sono pratica di questo. E mi dice ask to start video. Io dico ask to start video e voi dovreste avviarlo. Perché mentre vi posso mutare, non vi posso videare. Stefano, eccoti qua. Ask to start video. Proviamo. Eccolo. Ecco. Ok. Ciao Stefano. Domandalo anche a me. Ecco, adesso. Ok. È arrivato? Ci sì. Sei? Ok. Chi manca ancora? Io. Max Chiaramonte. Ci sei? Io, chi è che ha detto io? Nicola. Io Nicola. Nicola Spinelli? Yes. Ma guarda, non capisco. Vabbè. Aspetta. Perché siete tanti, perciò vi devo cercare. Eccolo qua. Ask to start. Ok. Ci siamo. Quanti siamo? Nessuno, 44 in totale. 44 gatti. Quindi ok, ci siamo tutti? Dai, ci siamo tutti. Dai, Italia, ci pensi tu a fare due belle foto? Italia è la nostra fotografa. Facciamo così. Va bene, allora, fatta la foto? Ah, Italia, ci dai un segno? Penso di sì. Vediamo se mi arriva il messaggio. Se no Fabiana l'ha fatta la foto, giusto? Ma di due screenshot, perché siete in due. Sì, certo. Sì, sono due pagine. Perfetto. Manca Simonetta Panfi, mi dice Alessandra Costa. Alessandra l'avevo vista. Italia prima. Ha mandato già due bellissime foto, quindi adesso ve le giriamo. E... Va bene. E allora grazie Silvia, grazie a tutti. Virtuale. Ci salutiamo qua e complimenti per la trasmissione, per l'efficienza. Brave ragazze. Qualsiasi cosa ci fate sapere. Tanto assolutamente. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci grazie. Ragazzi. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Ciao, a presto. A presto. A presto veramente però, mi raccomando. Va bene. Mancate tutti. Arrivederci. Ciao. Ciao.